della Ligor per conti, ruba palla Sabatino, esperto classe 81, numero 4 della formazione di Mancini. La palla per la rosa. La rosa per Sabatino, seguiamo questa azione d'attacco da parte della formazione di Emanuele Mancini, poi l'intervento ai danni di Minigucci, calcio di punizione per l'Ottavia, che resta in attacco la formazione locale. Anzi no, non c'è stato nessun fallo, semplicemente fallo laterale per la formazione di Mancini, che aveva 7 punti prima di questa partita, in piena zona playout. Sta giocando una buona gara, sta dimostrando di meritare sicuramente una classifica migliore al cospetto di una squadra importante, ben messa in campo, con giocatori validi, squadra molto giovane, ma con giocatori molto validi, quella allenata da Francesco Bellinati, che prova a distendersi, lo fa con Stramenga, Stramenga per Finucci, poi sta ancora Stramenga, rubano palla i giocatori dell'Ottavia, lo fanno con la rosa, si invola sulla sinistra la rosa, dove entrare in aria, dopo un avversario, anche un secondo, la palla per Morini, poi mandare al tiro Morini, perde l'attimo il numero 10 dell'Ottavia, allora sfuma l'azione da parte della formazione del presidente Andrea Bacconi, e ribadisco il risultato è di 1-0 in favore dell'Ottavia, con gol di Morini al 44esimo del primo tempo, siamo al 18esimo di gioco nel corso della ripresa, e io vi restituisco la linea. Grazie ad Alessandro, andiamo da un altro Alessandro, ovvero Alessandro Bastianelli. Nel frattempo ringraziamo Giancarlo Guadagnini che ci segnala in privato il pareggio del Falasche Lavigno sulla Tivoli, il 60esimo minuto ha segnato Zimbardi. Altri risultati dal girone A della promozione: Canale Monterano Montalto 2-0, Cerveteri Montemario 2-1 e Grifone Giallo Verde Momarzo 3-2. Ben trovato Alessandro, vai con Anzio Montespaccato. Siamo sempre sullo 0-0 qui al Massimo Bruzzini di Anzio, una partita che non decolla, quella per noi di casa, il Monte staccato davvero poche occasioni nel primo tempo, più numerose le sostituzioni anche per degli infortuni, ha lasciato il campo infatti pratico, e poi adesso l'occhio a Ritana adesso che prova a entrare in area, il cross del numero 7, il pallone viene deviato, Tadariuk che ha chiuso in maniera tempestiva in calcio d'angolo, adesso prova ad attaccare l'Anzio in questo inizio di secondo tempo, anche se Mastro Santi ha avuto una buona occasione dopo due minuti, bella la discesa del numero 94 sulla sinistra, il pallone per Gambale a centro area, era però troppo arretrato per permettere all'ex Boreale di schiacciarlo in rete, partita come vi ho detto equilibrata, non tante le occasioni ma partita molto rognosa su un campo scivoloso che i giocatori non riescono a interpretare al meglio delle proprie possibilità, ora angolo per Lanzio dalla bandierina di destra, pronto a calciare il giocatore del Lanzio, Nanni dentro, stacca di testa di Nezza, il pallone viene allontanato all'Inde, dove c'è Marino che la rimette dietro, attenzione a Camilli che lotta, riesce ad allontanare la difesa del Monte Spaccato in qualche maniera, ma ancora dalle parti di D'Amato che prova ad andare sul sinistro, pallone a rientrare sul secondo palo per Camilli, si coordina un altro giocatore che però liscia il pallone sembrava indirizzato verso Jacopo Camilli, è andato invece, se non sbaglio, Nanni a coordinarsi, il pallone invece è uscito, non è stato neanche sfiorato dal bravo attaccante dell'Anzio che ora esegue un'altra sostituzione, sta entrando Lorenzo Bernardi, l'altro Bernardi si chiama Alessio e gioca per il Monte Spaccato, esce Paolo Ritano al minuto numero 15, standing ovation per il 43enne, per il vecchietto della partita che si è ben disimpegnato sulla fascia, un cambio anche per il Monte Spaccato, esce Diego Gambale sicuramente un po' in difficoltà, stretto nella marcatura di Poltronetti e di Pucino, è entrato De Dominici, quindi cambio tattico anche lì davanti con Catese che va a fare il trequartista e De Dominici la seconda punta a supporto di Kevin Mastrosanti, un 4-3-1-2, quello del Monte Spaccato, adesso mentre invece il fisso sul solito 4-4-2 Lanzio che sta portando comunque buoni risultati in fase difensiva perché non ha subito molto la squadra di Mister Guida, ben registrata e soprattutto in grado di interpretare maggiormente bene il campo del Massimo Bruschini. Adesso il Monte Spaccato a centrocampo tenta di ragionare con Belardo, proietti il pallone sul mancino, lo dà un compagno di vicino, si tratta di Alessio Bernardi che allarga per Paruzza, prova a scattare il numero 10 che viene contrastato, pallone sulla sinistra per Pesarin, ancora il 98 scambia con Paruzza, pallone che finisce dalle parti di Dedo, De Dominici dentro per Pesarin, viene ben marcato il numero 98 e così Pucino può scortare il pallone placidamente fuori a fondo campo e riconsegnarlo a Capitano Rizzaro che è pronto a rimetterlo in campo. Il peggio ancora sullo 0-0, gare si sta provando ad accendere, sono soprattutto i cambi, le armi segrete dei due allenatori che hanno messo dentro tanti giocatori. In questo avvio di secondo tempo, minuto numero 16, messo dal fondo, Rizzaro
con la fascia al braccio, il pallone tra i piedi, calcia lungo, pallone che si ferma, fermato anche dal vento, viene respinto da Finucci, poi a sua volta ancora Pucino che la mette in alto, alza il campanile, il pallone ora si abbassa, viene controllato da Belardo, Belardo per i centrali, perde Dominicis, si districa in un nugolo di maglie, pallone per Paruzza, non riesce a servirlo ancora con il tacco, elegantissimo Paruzza, giocatore della grandissima qualità, palla dietro per Tarisse che è anche capitano oggi, vista l'indisponibilità di Nanci che ha concluso la stagione per un infortunio al crociato, auguri a lui per un pronto rientro. Di Dominicis e Paruzza dialogano ma vengono fermati da un giocatore dell'Anzio che ora fa ripartire la formazione di casa, pallone sulla destra per Nanni, lo contrasta Taric ma non bene, ancora Nanni entra in area, il pallone dietro al limite dell'area, intercettato da Jacopo Belardo, bravissimo il numero 4 che ha chiuso sulla corrente, il giocatore dell'Anzio che stava per calciare, abbiamo tutta la porta a disposizione, ora riparte il Monte Spacciato, Pucino duro su De Dominicis, si becca il giallo, il numero 5, decisione giusta quella di Lupisi che nel primo tempo aveva invece lesinato i cartellini, era ammonito a fronte di tante interruzioni di gioco. Il primo tempo adesso in questa ripresa l'arbitro del Bonazzale sta saggiamente mettendo mano al pacchetto dei cartellini, se così vogliamo chiamarlo, e ha ammonito anche Pucino dopo aver dato il giallo anche a Bernardi della formazione ospite, quindi registriamo anche il giallo di Andrea Pucino per l'ex Albalonga, capitano del Lazio nella stagione con D'Agostino in Serie B nel girone H, proietti per Mastrosanti, buona sponda dietro per Belardo, Belardo allarga sulla destra, c'è un giocatore del Monte Spaccato che controlla, Finucci prova ad accentrarsi, ancora lui prova ad entrare in area, prova a calciare Rizzaro, ancora lui Rizzaro, doppio intervento e poi sbaglia clamorosamente Bernardi, anzi Mastrosanti che la manda alta, triplice occasione nel giro di pochi secondi, prima ha calciato De Dominicis e non Finucci che aveva accompagnato l'azione, bravo Rizzaro in doppia battuta a respingere, poi Mastrosanti ha alzato troppo il baricentro, ha mandato la palla alta sopra la traversa, minuto numero 18, grande occasione questa per il Monte Spaccato sull'asse De Dominicis, Mastrosanti ancora in panchina con la Santi, si sta scaldando con il resto della squadra, ora rinvia ma male il portiere Rizzaro, pallone che si perde in out stretto fra le due panchine, lo rimette in campo Finucci dalle parti di Paruzza, ottimo il tocco di prima, sta giocando sul velluto il numero 10 del Monte Spaccato, ancora dietro per Proietti, prova un'apertura sulla sinistra, c'è Pesarin che può salire subito a marcarlo, un giocatore del Lazio deve quindi arretrare, ancora Tariuk cerca un'idea con il giro palla nel Monte Spaccato ma è ben chiuso Lazio, Pesarin sulla sinistra, ancora dietro per Dinezza, cerca di cambiare idea di Dinezza, lo fa con un bel lancio per Dominicis, il pallone viene però intercettato da Martinelli che sta giocando largo a sinistra. Buona la sua prestazione, nonostante sia un destro, un centrale, anche un 36enne, sta disimpegnando bene sulla fascia il numero 6, ma ancora Monte Spaccato, un monologo degli ospiti in questo momento, con Lazio che aveva invece cominciato bene il secondo tempo. D'Amato cerca lo scatto, cerca di andarsene, il numero 14 viene anche atterrato, calcio di punizione per la formazione di casa che riguadagna mezzi e si posiziona in avanti, il pallone lungo per Camilli, va a fare la guerra in mezzo a due, fallo da parte del numero 9, piuttosto in ombra oggi Jacopo Camilli, campione regionale in carica di eccellenza con la Procalcio d'Ottavia, attaccante di ottimo livello per queste categorie, anche ividato dalla scorsa stagione catese, attenzione al Monte Spaccato che ripartiva rapidamente per vie centrali, l'ex Ospiamare appoggia dietro per Proietti che ha di morto, pallone largo sulla destra per De Dominicis, non sale Finucci e quindi deve rientrare l'ex Almas, ottimo il pallone per Mastrosanti, si chiude il triangolo ma male con il pallone troppo lungo appoggiato da Mastrosanti verso l'inserimento di Cadese, stanno provando con il gioco palla terra agli ospiti a mettere difficoltà un Anzio che nell'organizzazione difensiva sta veramente dimostrando molto compatta, molto brava a reggere le iniziative degli ospiti che in questa ripresa stanno facendo più pericolosi e più propositivi, mentre invece l'Anzio lì davanti non sta facendo molto in questa ripresa con Camilli un po' spento, mentre invece nel primo tempo si era anche resa pericolosa la squadra di casa, resta comunque una partita equilibratissima, Belardo di testa, appoggia però verso Camilli, un'altra trattenuta dell'ex Tor Sapienza, punizione per il Monte Spaccato, Proietti, Dinezza e Tariuk, riparte da dietro la squadra ospite di Frazzoli, Paruzza ancora di prima, non gioca un pallone di seconda, penso dal in più del primo tempo, Paruzza ora riesce a stopparlo, bravo il numero 10 con il codino che sale, Paruzza sente il dribbling, se ne va, ne supera uno, poi in scivolata Marino, grande intervento
del numero 4. E ora riparte Lanzio stavolta, è un continuo ping pong dalla parte dell'altra del campo, scivola Paruzza, non riesce a riprendersi, poi è bravo Marino a far rimbalzare il pallone sui bracci dell'inesauribile numero 10 del Monte Spaccato. Gara che sta diventando bella, combattuta in questo momento, punizione per Lanzio, siamo presso a poco nella metà campo della squadra ospite, adesso è Alessio Lommi, ex Monterosi, a rimettere il pallone in campo. Pronto Lommi, lascia però la rimessa a Poltronetti, scambiano bene i due, Paruzza ben posizionato in fase di protezione della propria zona, ma non avanti verso D'Amato che ora fa l'ala destra nonostante sia un terzino, cambia gioco dall'altra parte ma in maniera pessima Michele Di Magno, il pallone è perso ed è consegnato direttamente al Monte Spaccato che ora può riprendere con una rimessa in campo. Ci godiamo quest'ultima azione in diretta, poi vi ricedo la linea, sempre 0-0 qui al Massimo Bruschini tra Anzio e Monte Spaccato. Vinezza cerca un'idea da dietro, si appoggia a Belardo, tocco corto ancora di ritorno per l'ex Albalonga, buono il suo campionato in Serie D anni fa con l'Albalonga di Gallarducci, poi tanta eccellenza per il bravo numero 1 dei leader di questa formazione. Sale di qualche metro registicamente la squadra ospite, guadagna un'altra rimessa, sempre Pinucci, il più giovane in campo, appoggia per Dominicis in Spaccato, in acrobazia, quasi un ginnasta di Dominicis, sta qui nel servire il compagno, allarga Bernardi, Alessio per Pesarin, ancora Proietti, cerca un'idea, deve rifugiarsi da Dinezza, prepara intanto un altro cambio, mister Terazzoli è pronto ad uscire, Paruzzo ed interrà con la Santi, la palla per Mastro Santi, respinta da Cucino, Camilli fa bene stavolta la sponda, poi da Riuzzi di prepotenza, di ignoranza verso Mastro Santi, riesce ad impastare un'azione offensiva, De Dominicis per il Monte Spaccato, ancora De Dominicis dentro, il colpo di testa di Pucino che allontana ma non benissimo, ancora si vede Di Belardo là sul lato corto destro in area di rigore, pallone per Proietti, centrale, calcia con il destro ma malissimo, l'ex Albalonga classe 99, pallone alto, dirigendo la linea 0-0, Francia e Monte Spaccato, partita che sta diventando bella ma gol che ancora manca. Ci stanno i gol invece da Maglio Vignola, perché ha raddoppiato il Real Monterotondo Scalo, il secondo gol della capolista che adesso prova ad allungare perché arriva a quota 22, a più 4 dall'Unipomezia e a più 4 anche dalla Monticimini che ancora con Vittorini si è portata in vantaggio contro il Civitavecchia. Vai Maglio, raccontaci sì, il raddoppio. Bentornati al centro sportivo Don Orione, l'impianto di Roma Nord, dove da pochi minuti il risultato è cambiato nuovamente, il Real Monterotondo Scalo ha raddoppiato con Pascu, azione nata da un lancio da centrocampo per l'ex dell'attaccante numero 9 che da qualche minuto ha messo il pallone nel fondo a sacco mettendo fuori causa il difensore avversario Barbetti e Zonfrilli, quindi deposizionando il pallone per 0-2, un secondo tempo abbastanza bruttino per cui in questa partita moltissime interruzioni da parte del direttore il signor Mattocola di Frosinone, quindi ci sarà sicuramente un fruttuoso recupero in questa seconda frazione di gara, però in questo momento fermo del gioco vogliamo raccontare una bella cosa che hanno fatto i tifosi ospiti del Monterotondo Scalo a cavallo del primo e secondo tempo, un bellissimo striscione a salutare il loro vecchio beniamino, esattamente Nardecchia, che ha giocato per qualche stagione al Monterotondo Scalo, ringraziarlo con questo bello striscione da parte dei tifosi ospiti giunti da Monterotondo per questo ex attaccante del Real Monterotondo Scalo, una bella cosa proprio per quanto riguarda i tifosi del Real Monterotondo Scalo a ringraziare il loro vecchio beniamino. Il gioco è fermo, poco più di un quarto d'ora per le speranze della squadra di Mattia per cercare di equilibrare un po' le sorti del match, sarebbe un veramente tonfo per la squadra del Boreale, l'ennesima sconfitta per la squadra di Mattia che ad oggi vede una classifica abbastanza deficitaria, rimarrebbe a 8 punti la squadra di Roma Nord, il Real Monterotondo Scalo arriverebbe a quota 22, 4 in più dell'Unipomezia che sta pareggiando 0-0 Tarquinia, quindi sarebbe un ennesimo esame di maturità superato al massimo dei voti per la squadra di Centioni che dopo questa trasferta poi giocherà 3 partite in casa consecutive a partire dalla Coppa Italia mercoledì prossimo, dove il Real Monterotondo Scalo affronterà la temibile Aranova, una un po' mina vacante di questo raggruppamento, ma ha fatto soffrire l'Unipomezia domenica scorsa perdendo all'ultima curva contro la squadra di Vale per 3-2, una squadra costruita per fare un obiettivo in quello della salvezza, però la vedrà della Coppa Italia anche per Aranova e Monterotondo Scalo potrebbe essere un'occasione per far vedere i giocatori
che non giocano quasi mai nelle titolari la domenica, e vedremo in Coppa Italia queste due squadre che si affronteranno mercoledì che risultato uscirà. Ci si prende adesso con una rimessa da fondo da parte del Monte Toscano alla rimessa passanti, tanti che prova a servire Priote Asa, che è entrato da poco.